Abbiamo in collegamento un esponente del mondo fruttariano, nonché diciamo negazionista, tu lo chiameresti negazionista, il tuo amico l'altro giorno te l'ha detto in tutti i colori, ti ha asfaltato, come dire, il mitologico, applausi Max Gaetano, buonasera, buonasera. Buonasera ragazzi, dai, oggi sarà un po' più buono per Bob Benz, anche perché ha parlato il governatore idiota, no? Quello che siccome è vicino alla Magna Grecia, ecco, è arrivato il palio degli idioti, Magna Grecia, no? Ecco quindi il palio degli idioti. Un idiota. Scusi, dato che sì. Babenzo è un calciofilo del cazzo, il calciatore Aguero si è vaccinato, ha fatto la pubblicità al vaccino in Spagna e se ne è presa nel culo, non giocherà mai più a calcio. Ma che c'entra anni, però? Che c'entra? Fiore dell'età. Ma che collegamento c'è? Scusi, fruttariano, che collegamento c'è? E lo colleghiamo a tutte le morti causate da Parenzo, la pallavolista Camilla Cane, Genova, 18 anni, collegato a Parenzo. Tu stai accusando Dici Parenzo solo falsità. Sì, è un terrorista mediatico. Il ginnasta moldavo di Trento, 26 anni. Ma Parenzo non ha nessuna responsabilità. Ma che responsabilità? Di 50 anni, tutti i certificati della procura. Bimbi. Tutti senti, sulla Ciccio coscienza Bello. Di David Ciccio Bappenzo, Bello. Ciccio Bello. Io come miliardi Ciccio, di persone lui, mi Ciccio. Sono vaccinato, Ciccio Bello, come miliardi sì, di persone, miliardi di dosi. Ma non ha ucciso nessuno. Miliardi di dosi, imbecille, miliardi di dosi nel mondo. Io posso, ti auguro, guarda, posso dirti davvero. Sono dei bambini, non posso quindi dire troppe parolacce a Babenzo, anche se lui gode, è masochista. Scusi, ho fatto vaccinare anche i miei due figli, anche i figli piccoli ho fatto vaccinare. Della famiglia Babenzo. Che c'entra? Te li faremo portare via dal giudice dei minori. No, tu finirà in Piazzale Loreto vivo. Finirà in Piazzale Loreto vivo. Già fatti vaccinare, vivo. Già fatti vaccinare. Hai capito? Ma perché Piazzale Loreto? 5 e 7 anni. 5 e 7 anni fatti vaccinare. 5 il giudice Cruciale idiota. Di Velletri te l'ha messa nel culo il giudice. Posso augurarti una cosa? Aspetta, io non eh? Vorrei venire in terapia intensiva a portarti i fiori, non vorrei. Sì, a tua madre e a tuo padre te lo sapevo. No, si sono vaccinati, si sono vaccinati, ce l'avranno i bambini, non ti vorrei, che te li porteremo via. Non no, ti però, vorrei però, scusi, venire a trovare in terapia intensiva. Ridono di te tutti qua, va bene. Sì, no, non toccare. Scusi, signor fruttariano, però mi dice una cosa. Lei è così. Ma non c'era la 100. Quando è nato questo, la 194? Non c'era ancora, vero? No. Sì, tua madre era la 194. No, ragazzi, vero? Calma. Non l'ha fatta. No, non l'ha fatta. I tuoi figli saranno affetti avversi, ti porteremo via. Ti porteremo in galera. Io non vorrei che verrò a quando ti intubano vengo a farti una foto. Quando ti intubano vengo a farti una foto. Quando ti intubano ti vengo a fare una foto. Fermo là un attimo. Fermo là, fruttariano. Io voglio capire una cosa, Max. Tu sei veramente convinto che nessun fruttariano finora si sia infettato di Covid, sia preso il Covid? È uno psicotico. È uno psicotico. Ci sono 7 influenze degli anni 60. Il sangue dei donatori olandesi ci aveva gli anticorpi del Covid-19. Sangue di donatori olandesi di 10 anni fa. Sangue di donatori olandesi di 10 anni fa. Sì, certificato dall'Istituto Mario Negri. Questo. Mario Negri, che è uno dei più famosi al mondo. Quindi, allora? Se Babenzo è contro Mario Negri, vuol dire che è ancora più ritardato di prima. No? Mario Negri dice di vaccinarsi, idiota. Idiota, il Mario Negri dice di vaccinarsi. Cazzo, ci sono i vaccini. Stupido, non ci sono i vaccini. Stupido. Non c'è nessun stupido. Cazzo di cambio il della Mario curva. Negri dice di vaccinarsi. No, ma scusa, io non ho capito. Scusami, fruttariano, io sì, voglio capire ancora. Sei sicuro? Sapete che Giuseppe è l'amministratore di una famosa chat Novax che si chiama Covid e Salute? No, io non sono amministratore. Mi avete messo dentro la chat. Non dire cazzate, fruttariano. Mi avete messo dentro quella chat qualcuno che ha il mio numero di telefono, dunque non sono amministratore. Amministratore di un bene amato cazzo, non mi rompere i coglioni con queste strozzate. Ho oggi. A tua insaputa, se lo sa il giudice Crociani, ti rompe il culo, lo sai? Ma chi se ne frega di queste cose qua? Scusa, fruttariano, voglio capire una cosa. Lei è così convinto che nessun fruttariano abbia mai avuto il Covid? No, è una vietà. Questa è un assioma, sì, possiamo dire che è un assioma. Cioè, secondo te, un fruttariano. Il nonno di Bill Gates, ti ricordi che eravamo il nonno di Bill Gates? Che c'entra il nonno di Bill Gates adesso? Il nonno di Bill Gates è un pezzo di merda che. Ma perché deve essere un di Bill Benzo. Il padre era avvocato di Rockefeller, ma il nonno di Bill Gates, Frederick,
ha fondato la Rockefeller Foundation nel 1913, quella che ha pagato tutte le università di medicina modificando tutti i test di medicina. Prima modificando i test di medicina, ma che dici? Il prevedeva l'essere vegani e vegetariani. Ma dai, questo è un comico, però non è vero, è un comico. Ma quando verrà aspetta, la tesi qual è? Aspetta, stai zitto un attimo, qual è la tesi? Non ho capito, fruttariano. Un povero idiota, ma fa ridere. Vaccinato i soldati americani che hanno la guerra mondiale. E il bisnonno con un cosa ha fatto? Sperimentale. E il nonno, sperimentale. La nonna. Dopodiché, aspetta, fammi sentire. Fammi sentire. La metti la musica del circo. Che è durata sotto. Un anno e due mesi, esattamente come sta affrontata di COVID-19. Metti la e musica del caso, circo. Ci sono tutti anziani carnisti. Guarda il caso. Ma i vegani hanno avuto il raffreddore, guardalo. Ma scusa, non ho capito. Non ho capito senti bene. Senti la musichetta sotto, senti la musichetta. Non ho capito bene, però scusami un attimo. Non ho capito. Secondo senti te la musica del che circo, cosa ha del fatto circo. Il nonno di Bill Gates? Fatemi capire questa cosa del nonno di Bill Gates. Ha creato un siero sperimentale nel 1918, l'ha dato ai soldati americani che partivano per la prima guerra mondiale, per il meningococcio, per la meningite, e hanno sviluppato la spagnola esattamente come gli atleti militari a Wuhan. Il meningococcio o cocco? No, ma ha fatto modificare i testi. Non ho capito che ha fatto modificare i testi. Non ho capito che ha fatto modificare i testi. La Rockefeller Foundation, creata dal nonno di Bill Gates, il quale ha anche finanziato l'eugenetica. Ha finanziato anche il maestro di Mengele. Il maestro di Mengele. Ma dove le hai lette tutte queste cose? Ma hai una cultura veramente incredibile. Dove le hai lette tutte queste stronzate? Dove le hai lette? Ma perché la sera non vai a farti una bella canna su Viale Sarca? Ma perché non sai che la EG Farm l'ha ucciso gli ebrei? Tu incarni la prossima puntata, la Big Farm ha ucciso gli ebrei. La banalità del male. Va bene, alla prossima Max.